In questo video parliamo di velocità e parliamo dei fattori, degli elementi climatici che più possono influenzare quelle che sono le nostre performance nelle gare di velocità, soprattutto parliamo nei 100 metri. Quindi parliamo di un argomento di cui si parla spesso, soprattutto nel pre-gara. Siamo sempre lì a guardare quelle che sono le condizioni atmosferiche, come il vento, come la temperatura. E a grande richiesta, quindi, in questo video parliamo di 5 elementi che maggiormente possono influenzare quella che è la nostra performance. Elemento numero 1, il vento. Il vento è sicuramente tra le cose che più si guardano quando andiamo in un campo di atletica per andare a fare la nostra gara di velocità. Una delle prime cose che si guarda è come gira il vento, è a favore, è contro, porca vacca, anche oggi è contro. Tutto questo direi anche a buona ragione, nel senso che il vento è sicuramente un elemento che influenza moltissimo quelle che sono le nostre performance. Si è calcolato che per ogni metro di vento a favore si possono guadagnare dai 5 agli 8 centesimi e lo stesso vale per il contrario, quindi per quello che vale il vento contro, avendo per ogni metro di vento contro si possono perdere, se così possiamo dire, dai 5 agli 8 centesimi. Chiaramente l'influenza del vento è anche direttamente proporzionale, anche soprattutto al peso di quello che è l'atleta. Chiaro che un atleta, diciamo, per assurdo di 40 kg, diciamo di 50 kg, subirà sicuramente un'influenza negativa maggiore per quanto riguarda il vento contrario, come anche un'influenza positiva maggiore per quanto riguarda il vento a favore, che un atleta che pesa magari 60, 70, 80 o 90 kg. Chiaramente più sei pesante, più il vento ha meno forza su di te e più sei leggero, più il vento poi può aiutarti o sfavorirti in quella che è la tua performance. Anche molto importante da vedere quella che è la massa corporea. Chiaramente se sei magro, chiaramente hai meno superficie su cui il vento può andare contro, e se sei invece molto, molto largo, molto grosso, chiaramente anche qui la superficie è maggiore. Quindi sono calcoli un pochettino difficili da fare. Fattore numero 2 è sicuramente l'altura. Correre in altura si è calcolato, scientificamente siamo provato che correre in altura aiuta quelle che sono le prestazioni. Si è calcolato che per ogni 1000 metri di altura, quindi se gareggiamo a 1000 metri piuttosto che gareggiare a livello del mare, si possono guadagnare dai 3 ai 4 ai 5 centesimi di secondo in una gara di 100 metri. Chiaramente poi l'influenza varia anche da seconda del tempo che tu corri sui 100 metri. Questi sono calcolati in base ai tempi che fanno poi campioni del mondo, sono tempi calcolati intorno ai 10 secondi, quindi quando corri i 100 metri 10 secondi hai questi potenziali vantaggi. Chiaramente se corri 11, 12 o 13 secondi, quelli che sono i vantaggi come anche gli svantaggi aumentano. Terzo elemento che influenza moltissimo quelle che sono le nostre prestazioni è la temperatura dell'aria. E chiaramente se abbiamo una temperatura, se avremo temperature calde, quindi parliamo di 25, 30, anche 35 gradi, il nostro corpo, soprattutto per quanto riguarda le gare di velocità, per quanto riguarda il mezzo fondo, il maratona è un'altra cosa, poi parleremo in altri video. Comunque, in una gara di velocità, soprattutto in una gara di 100 metri, se le temperature sono calde, quindi 25, 30 gradi, 35 gradi, sono assolutamente temperature perfette. Anzi, più è caldo, meglio è, più la nostra muscolatura funziona bene, più è veloce, più è reattiva e poi più siamo caldi e pronti poi per partire. Chiaramente se ci sono 15 gradi, 10 gradi, 5 gradi, risulta poi molto più difficile correre veloce. E per capire poi appunto quanto la temperatura possa influenzare le nostre prestazioni, immaginati di correre con 0 gradi in calzoncini e canotta a un 100 metri, oppure correrlo a 30 gradi. Chiaramente se lo corri a 30 gradi stai molto meglio, sei sicuramente molto più veloce. Già 15 gradi può essere una temperatura, diciamo, minima per poter riuscire a correre veloce. Se ce ne sono 25 o 30, chiaramente riusciremo a correre molto molto meglio. Un quarto fattore anche molto importante è l'umidità dell'aria, e l'umidità dell'aria è sicuramente un fattore importante. Per correre veloce è molto bene che l'aria sia secca, no? Quindi che l'umidità sia bassa. Se l'umidità è alta, l'aria, diciamo, pesa di più,
il metro cubico dell'aria è più difficile da trafiggere e quindi avremo, diciamo, una sorta di freno, se vogliamo, nella nostra prestazione. Un quinto elemento è la pressione atmosferica. Anche la pressione atmosferica è un elemento che comunque va ad influenzare quelle che sono le nostre prestazioni. Se la pressione, diciamo, è relativamente bassa, l'aria, diciamo, è più leggera e ci sentiamo anche più leggeri e riusciremo a correre molto meglio. Quando nei giorni in cui la pressione atmosferica è un po' pesante, soprattutto magari quando il cielo è coperto, no? Quando sta arrivando un temporale, è più difficile poi riuscire a correre poi bene e forte. Con questo, ecco, adesso per favore non andiamo adesso in gara a vedere con l'anemometro a misurare l'umidità dell'aria, la pressione dell'aria, l'altura e quello che ti consiglio quando vai in gara, quello che deve essere il tuo obiettivo è andare lì in gara e correre forte. Il tuo unico pensiero deve essere andare in gara e correre al massimo di quello che puoi correre in quel giorno a seconda delle condizioni che ci sono. Quello che ti consiglio è di guardare le condizioni per come sono, per cercare di adattarti e climatizzarti a quelle che sono le condizioni. Quindi chiaramente se c'è più freddo dovrai riscaldarti un attimino di più, se c'è vento contro dovrai magari cercare ancora di più di correre sciolto, e quello che deve essere il tuo obiettivo rimane sempre il correre veloce. Poi dopo la gara chiaramente possiamo calcolare, vedere quelle che sono state le condizioni per vedere appunto chiaramente poi se abbiamo corso bene oppure se abbiamo qualcosa da migliorare. Sicuramente quello che ti dico è che se aspetti che le condizioni siano perfette, difficilmente riuscirai mai a piazzare una performance. E se riesci a correre veloce con condizioni atmosferiche magari svantaggiose, quando quel giorno troverai le condizioni veramente perfette, ottimali, non solo correrai veloce, ma correrai velocissimo. Mi auguro di averti dato qualche informazione che ti possa essere utile e mi raccomando, quello che ti consiglio è guarda le condizioni atmosferiche per quelle che sono e punta sicuramente a correre veloce sempre e comunque ad ogni gara. Io con questo ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e mi raccomando sempre a canna, anche contro vento. Ciao!